buongiorno a tutti. Siamo qui per un nuovo appuntamento del Helpdesk di Eventi Compito. Una serie di eventi, una serie di dirette dedicate a voi, quindi voi gelatieri, pasticceri, per un momento di lungo e difficile che stiamo cercando di affrontare anche noi con voi. Oggi è una diretta speciale, in quanto ci onora la sua presenza un grande maestro, un grande amico anche, nonché docente di Compita e di Ateneo, che è Giorgio Affusto. Ci aiuterà in questa diretta con una serie di spunti creativi, che sono ovviamente una delle sue doti principali. In più ci darà anche una serie di consigli, e vi darà una serie di consigli, di quanto, come sapete, come molti di voi sanno, Giorgio sta affrontando con voi questo momento difficile nella sua scuola e pasticceria. Quindi non sono solo consigli dati da un grande professionista, ma anche consigli dati da uno che sta vivendo come voi questo momento difficile. Oggi lavoreremo, poi vi spiegheremo meglio nel corso della diretta, lavoreremo con il gelato e una serie di preparazioni caratteristiche della pasticceria, che vi spiegherà meglio poi Gianluca, abbinate alle nuove glasse nate in collaborazione di Ateneo e Gianluca, dedicate al mondo della pasticceria e della gelateria. Quindi inizieremo con una serie di spiegazioni dei nostri prodotti, abbinati poi alla sua conoscenza, e quindi realizzeremo poi un prodotto finito che sarà in questo caso una torta glassata. Okay. Quindi direi di iniziare subito con la presentazione di quello che faremo oggi. Buongiorno a tutti, sono onorato di essere qua in Compital, di essere a casa, soprattutto di essere supportato da tutta l'azienda Compital e da Mattia in primis, che ormai mi segue da anni e io seguo Ateneo da anni. Come Mattia ha detto, quest'anno soprattutto è un anno impegnativo, ma bisogna cercare di reagire e reagire con della propositività. Matti vi ha già detto che da quest'anno c'era una grossa novità, ovvero l'apertura di Fusso Milano, e dove è un centro di ricerca, una scuola, una pasticceria per il delivery e anche l'asporto, che doveva essere inaugurata il 6 di marzo e purtroppo qualche giorno prima è successo il lockdown. Vorrei un attimino, prima di cominciare, a parlare di una torta, di una creazione, chiedere e dirvi quello che è stato per me, barra per noi, anche per la mia socia Linda, il lockdown. Il lockdown è stato un momento alquanto di sconforto totale, dove in un primo momento ci siamo trovati ad affrontare una cosa estremamente più grossa di noi, perché eravamo in fase di apertura, in fase di inaugurazione, con quasi 200 giornalisti, abbiamo dovuto annullare tutto, con un locale finito il 25 di febbraio. La prima comunicazione su Milano è arrivata il 26. Quindi è stato veramente un momento difficile, però abbiamo cercato di rimboccarci le maniche e di trovare e cercare di dare un messaggio di positività. Da lì è nato un servizio delivery un po' particolare, che poi magari durante la giornata vi racconterò. Vi farò vedere anche il packaging che è stato realizzato per questo servizio delivery, poiché abbiamo cercato di riproporre un'idea diversa, ovvero non solo di limitare la proposta, ma di unificare con un discorso di produttività. Noi oggi vendiamo torta di misure uniche, ovvero una misura sola, che cambia con una collezione che varia dalle 2 a 3 settimane in base a quello che proviamo con gli ingredienti. Tipo, adesso vi proporremo una torta a base di prugne, ciliegie lamponi e cocco per il mese di maggio e giugno, che parla della stagionalità che noi troviamo nel supermercato, perché i clienti possono vivere con gli occhi quello che trovano e ritrovarlo poi nei nostri locali. In questo caso soprattutto è fondamentale cercare di dare dei messaggi reali ai nostri clienti. Allora, cosa è stato importante per noi? Per noi è stato importante cercare di capire quello che veramente avevano bisogno le persone. Le persone non hanno solamente bisogno del delivery o di comprare una torta, ma hanno bisogno di sentirsi parte del progetto
e di vivere un'esperienza. Fusto Milano è uno spazio che è composto da me per la parte del laboratorio, Linda per la parte della creatività, della vendita e dell'organizzazione, e abbiamo messo a punto un servizio in WhatsApp dove il cliente ci scrive in WhatsApp, via WhatsApp ai primi contatti, poi via mail spieghiamo quello che vogliamo comunicare allegando le foto. Una volta che viene fatto l'ordine ce la consegna, vedrete dopo la scatola, che è una scatola particolare perché essendo una torta da 18 e molti la comprano in due persone, è innanzitutto pensata per fare in modo che la torta esca perfettamente dalla scatola senza romperla, rimetterla dentro, e poi vedete che la parte sopra è pensata con una doppia resistenza in modo che all'interno del frigorifero o del congelatore si possano appoggiare altre cose senza rovinare la torta. Tanti piccoli dettagli che ci hanno permesso di poter parlare al cliente in maniera diversa, e in più c'è di solito anche una scheda tecnica che spiega il perché e per come della torta, come va tagliata, come va abbinata, come va servita, a che temperatura. Questi sono tanti piccoli dettagli che possono permettere di far capire al cliente, di fargli vivere le esperienze che noi mettiamo nel nostro lavoro. E con questi dettagli c'è un passaparola importante, perché è importantissimo oggi riparlare in maniera diversa al cliente, fargli capire l'attenzione che mettiamo dentro i prodotti, sia nell'acquisto della materia prima di qualità, e oggi andremo a parlare con un'azienda leader del settore, dove anni fa con Francesco abbiamo voluto sviluppare un progetto sulle glasse, dove all'inizio questo progetto era basato sull'ingrediente, sul gusto e il colore più naturale possibile. Da Siegger di quest'anno abbiamo voluto allargare al design con una serie di glasse glam e Vogue con delle glasse di tendenza. Questo perché la pasticceria innanzitutto deve essere bella, far tendenza, e ci deve essere poi il ritorno del gusto. In primis, ho parlato con Mattia durante l'arco della giornata, oggi o domani, attraverso delle storie, lui andrà a postare quelle che sono le ricette di base, però prima di tutto vorrei parlare di come è composta una torta. Torta, che sia una torta normale o una torta gelato, è composta da una parte croccante. Questa parte croccante, in questo caso, noi l'abbiamo attraverso un biscotto di pasta frolla e un amaretto. L'abbinamento di questi due prodotti ci permette di dare da una parte la croccantezza, l'amaretto, la masticazione, ma soprattutto al taglio, la pulizia del taglio, in modo che tutti gli strati, tutte le stratificazioni siano pulite. È una torta a base di frutta, come ho detto è composta da un gelato al cocco, dove è una base al latte, dove andiamo ad arricchirlo sia con della purea di cocco fresco per dare della freschezza, che con della pasta di cocco. All'interno troverete una composta di prugne che è molto semplice, è fatta con prugne fresche, 10% di zucchero, del succo di limone più il 12% di frutta più, che è un gelificante dove si porta tutto a bollore e poi si tritta. Per tritarlo si può usare o un mix oppure un cutter. Noi per comodità abbiamo già fatto dei passaggi, ma andremo a montare tutto piano piano. Dopodiché troverete all'interno un semifreddo con la base anima. La base anima è la base che è stata creata, se non mi sbaglio, se non erro, poi Mattia entrerà più nel dettaglio, 2 anni fa, con l'uscita delle glasse di fusto, perché l'idea cos'era? Non solo di fare una glassa per il mondo della gelateria, che era innanzitutto buona e naturale, ma dare anche un prodotto estremamente semplice e veloce per creare dei semifreddi che a meno 14 avessero un taglio e una degustazione perfetta. Questa base è costituita da degli zuccheri, ovvero un abbinamento tra glucodrai e destrosio, della gelatina atomizzata e dell'albumina per dare del volume. Dopodiché vedrete, andremo a utilizzare Meringa Più. Meringa Più è un altro prodotto della linea di Complital, che è formato da dell'albumina intorno al 35% e dello zucchero. Quindi i nostri semifreddi sono composti da due parti. La prima parte è la frutta anima più altri zuccheri aggiunti,
e a volte della piccola meringa, perché quando montiamo la base, la polpa di frutta, abbiamo bisogno di aiutare l'azione dell'emissione dell'aria, e dall'altra parte abbiamo un altro composto che è la meringa, che poi andremo ad assemblare. Per quello che riguarda il gelato, poi Mattia entra più tecnicamente, perché Mattia è il tecnico oggettivo di Completal ed è un grandissimo professionista. Quello che io adoro è la linea Jubileo, perché innanzitutto è l'eccellenza nel gusto, ma poi soprattutto perché quando si parla di Jubileo si parla di un'etichetta che è estremamente pulita. E oggi è importante essere trasparenti con i propri clienti. Perché è importante esserlo? Perché il cliente è sempre più interessato a capire che cosa vuole comprare. Noi abbiamo una certa obbligo col cliente a prenderci cura della sua salute. Jubileo è fatto dallo zucchero di canna, dalle fibre, dalle proteine, da della carroba. Questo permette anche che al taglio i gelati hanno una particolare texture, che è fondamentale per la degustazione. Se è fondamentale per un gelato da passeggio, che può essere un cono, che può essere una coppetta, in una torta gelato che viene conservata a meno 18, viene tolta qualche minuto prima della degustazione, diventa fondamentale che il punto di fusione, anche in temperatura negativa, sia gradevole. Quindi Jubileo non solo occupa una casella importante nell'eccellenza del gusto, ma Completal è riuscita a mettere sullo stesso piano quello che è la parte reologica del prodotto, ovvero l'importanza della tecnica al fine del gusto. Chi è venuto a fare i miei corsi qua, ed è quello che noi portiamo avanti con Ateneum, è far capire che in un corso di formazione è fondamentale non solo la parte gustativa, ma anche la parte delle texture, i punti di fusione, perché la differenza tra un grande dolce e un dolce ben fatto è che, senza mettere in dubbio il gusto che è fondamentale, è importante che le texture siano perfette. Per di più, vedete, se non mi sbaglio, ma poi avremo la conferma di Mattia, se non mi sbaglio, nella ricetta del gelato al cocco, che vi dico, quando con Mattia ne parlammo, questo gelato al cocco nacque per la prima torta fatta assieme a base di lamponi, lici e cocco. E la mia idea qual era? Ritornare un po' al mio essere bambino, perché penso che tutti quanti il cocco, il gelato al cocco di quando eravamo bambini, quel sapore del latte profumato alla pasta di cocco che si scioglieva in bocca. È normale che il gusto negli anni cambia, si modifica, e oggi essere contemporanei cosa vuol dire? Abbassare i punti di zuccherini e soprattutto aumentare il gusto. Ecco perché questa base al cocco è nata con latte, purè di cocco e pasta di cocco. Per quello che, per la finizione, andremo a utilizzare poi la glassa Vogue, che è una glassa che ha un colore nero, a base di carbone, è una glassa neutra che in certi casi possiamo anche aromatizzare con degli oli essenziali o con delle spezie. Ma queste glasse, ovvero le glasse di fusto, non devono essere solamente vissute per quello che riguarda la parte finizione di un dolce. Ma non si sa mai, magari ne parleremo con Francesco nei prossimi giorni, magari qualche volta ci stiamo attrezzando anche noi per fare il gelato, potrebbe essere che qualche diretta la faremo anche a Fusto Milano per farvi vivere casa mia ed accogliervi, anzi casa mia e di Linda, perché siamo una società. Quello che vorrei è farvi vedere che queste glasse arricchite da polpa di frutta possono diventare dei gel che vanno all'interno delle variegazioni del gelato per fare dei barattoli, creare una linea di creazione golosa di barattoli. Tant'è vero, una novità che anch'io vorrei fare per il delivery, però ne ho già parlato con Fabrizio, che c'è il fratello di Francesco, e mi ho accennato a Francesco. Nelle prossime settimane, appena mi avrò installato la macchina gelata a Fusto Milano, vorrei con Mattia sviluppare una serie di barattoli
originali, pensati come creazione golosa, senza l'utilizzo del forno, per cercare di aiutare a ampliare la gamma del delivery. E penso, visto il supporto che da sempre ci diamo con Ateneum e Compri attraverso di me, può essere un progetto che ne parleremo. Dopodiché vorrei anche, sempre nelle prossime settimane, fare e spiegarvi le glasse di fusto nell'universo della pasticceria. Perché? Perché con una piccola modifica, ovvero aggiungere dai 10 ai 15 grammi di gelatina in base alla viscosità della glassa per chilo, queste glasse qua possono essere utilizzate anche su delle torte moderne. Quindi cosa vuol dire? Che c'è una versatilità che è fondamentale in questo prodotto. Provate a immaginare, glassa con semifreddo, variegare un gelato con l'aggiunta della polpa, aromatizzare una glassa con degli oli essenziali, oppure aggiungere della gelateria per poter avere lo stesso prodotto che vada anche su una torta moderna. Adesso vado a prendere un attimino le due basi di biscotto, così vi faccio vedere come andremo a lavorare. Con Ateneum, da qualche anno, se non mi sbaglio da netto, noi abbiamo deciso, chi mi conosce sa che io amo delle forme che sono rassicuranti, rotonde, geometriche. Questo perché permette della condivisione e il taglio triangolare. Perché voglio un taglio triangolare delle mie torte? Perché nella concezione del triangolo, Marco non ti metti a ridere, ci sei anche te, ragazzi, qua siamo un team a 2 metri di distanza l'uno dall'altro, tra me e Mattia, perché non per altro, Mattia rimane da 1 metro, però non conta la circonferenza della mia pancia, quindi, però quello che vorrei dirvi è questo. Nell'idea del triangolo, dal momento che c'è il taglio, noi abbiamo una forma che inizia a punta e finisce più larga. Nell'architettura del dolce, nei primi cucchiaini, noi andremo ad enfatizzare la parte interna della torta, quindi dando più importanza a quello che può essere la composta e il semifreddo. Quindi avremo una percezione del gusto che è legata alla frutta. Man mano che arriviamo alla fine della torta, avremo una sensazione più fresca, perché è il gelato e il cocco, tra il fresco e il caldo degli zuccheri, più grassa al palato, che permetterà la pulizia con l'acidità dei frutti rossi e della pugna. Quindi anche la forma di una torta deve essere fondamentale. In questo momento, dove è importante la produttività, l'idea di oggi è cercare di farvi codificare come si può essere produttivi in meno tempo possibile. Se vedete, noi le basi le facciamo, le tagliamo una volta a settimana, le congeliamo, e i biscotti vengono fatti attraverso delle ricette normali, però ho fatto fare degli chablon di plastica, PVC, in modo che, se vedete, non devo rifilare niente, e con la grammatura della ricetta riesco a codificare quante torte faccio. Per la produttività non vado a utilizzare degli stampi classici, degli anelli, ma vado a utilizzare degli stampi voilà, in plastica, perché ogni gesto crea una torta, dopodiché non devo più lavare niente, quindi non perdo tempo a lavare se sono da solo. Non consumo elettricità, non consumo detersivo, per lattante, carta, il tempo per rimettere a posto, ma soprattutto lo apro e lo rimetto dentro la torta. Una volta che la torta è finita, va allo stoccaggio. Non devo più impellicolare o altro. Questo per me è fondamentale. Quello che cerco in produzione è di produrre sempre in pari, in modo che all'interno del congelatore le torte vengano messe in questo senso qua, in modo che le due torte vanno a proteggersi e i biscotti non prendono mai umidità. Questo per me è fondamentale, perché oggi è importante. Pensa alla nostra linea di produzione in maniera razionale e, tra virgolette, il più veloce possibile. Spero di essere interessante. Incomincerei a far preparare la mattina il semifreddo e farvelo spiegare. Per chi mi conosce sa che amo
la collaborazione a 360 gradi, per me è il team che deve fare la differenza, e pian piano andremo a rispondere, casomai se c'è anche qualche domanda, siamo qua a vostra disponibilità. Più o meno durerà un'oretta questo incontro, e se per caso poi è stato positivo e interessante per voi, vi chiedo di scriverlo, in modo che noi organizziamo ancora altri, magari con delle tematiche che volete voi, non lo so, dei progetti golosi, degli snack, dei club sandwich, quello che volete. Lascio la parola a Mattia. Ok, allora partiamo dalla preparazione del semifreddo. Come ha detto Gianluca, utilizzeremo sostanzialmente due prodotti: uno è meringa più, quindi albumina e zucchero, e l'altro è la base anima, che è una base più strutturata, che utilizzeremo per alleggerire e stabilizzare le purè di frutta. Quindi in questo caso abbiamo le purè di frutta, che sono già qua dentro, quindi lampone e ciliegia, abbiamo fatto in parte uguali. Andremo ad aggiungere gli altri ingredienti, quindi abbiamo la prima parte di meringa più, una parte di acqua, che poi servirà per idratare meglio la parte secca, una parte di zucchero. Le ricette le troverete tutte sui nostri social, e se avete bisogno di informazioni potete trovare una mail specifica, che è desk@completa.com, dove persone dedicate risponderanno a tutte le vostre domande. Ok, quindi la prima parte per la preparazione del nostro semifreddo è questa. Andiamo a mixare bene, in modo tale da idratare bene tutte le polveri, e andiamo a montare in planetaria. Per il secondo composto invece abbiamo ancora, facciamo la meringa, quindi una meringa fredda molto veloce. La particolarità di questo del meringa più è che lavora bene a freddo, quindi non è che bisogna di fare cotture come una meringa all'italiana. Andiamo a mettere l'acqua, i zuccheri, in questo caso destrosio e saccarosio, e poi la seconda parte di meringa che trovate in ricetta, è quella in quantità maggiore. Adesso vado a mixarle, lo facciamo direttamente. Allora, in questo caso Mattia andrà a mixarle, non c'è bisogno di vedere perché è molto semplice, il prodotto viene messo tutto assieme, viene mixato con l'aiuto di un mixer. Perché è fondamentale mixarlo? Perché essendo un prodotto sotto forma di polvere e c'è un prodotto sotto forma liquido acquoso, attraverso l'azione del mixer siamo sicuri che la parte, come sentite in sottofondo al mixer, siamo sicuri che la parte solida si va a disperdere perfettamente. Meglio è dispersa la parte solida, meglio andremo nell'azione di mettere dell'aria all'interno. Ok? Quello che io vi chiedo gentilmente, no, non ti preoccupare, anche sento un po' di rumore, è bello della diretta, quello che vi chiedo gentilmente è di creare sempre delle proporzioni con le planetarie. Perché? Perché se la quantità è troppa, non abbiamo aria da immettere nel prodotto, se la quantità è troppo poca, la frusta non andrà a, come si può dire, a prendere e a miscelarsi, a portare del volume. I due prodotti sono la meringa, in questo caso il concetto è quello di una meringa francese a freddo, molto semplice, e fatta e tenuta molto morbida. Nella prima parte invece avremo la parte a base di semifreddo anima, che è a base di polpa pura. Quindi cosa vuol dire? Polpa zuccherata al 10%, in questo caso è metà lampone e metà ciliegia. Io comincerei nel frattempo con creare la prima base. Allora, quello che vedete qua in questo sac à poche sono delle prugne freschissime, questa qua è la stagione della prugna, diluita con il peso della prugna, 10% di zucchero più 12% di frutta più, portato a bollore per qualche minuto, dopodiché viene mixato in un mixer, quindi in un robot da cucina classico, oppure in una caraffa col mixer classico. Viene fatta raffreddare,
e otterremo più o meno una texture che ricorda la marmellata. Allora, come vedete, l'idea è di abbinare il cocco a tre frutti rossi di stagione. Che sono il lampone, la ciliegia che arriva con calma, o meglio dire la marena, e il, come si chiama, il, la prugna. Tre acidità diverse che vanno a compensare la dolcezza del cocco. Allora, come vedete, la bellezza della frutta più crea questa struttura qua della frutta in purezza. In uno stampo da 14 ci saranno indicativamente 50-60 grammi. Dopodiché andiamo a ad appiattire con un, come si può dire, con un cucchiaio da cucina semplicissimo. E la metteremo ad abbattere. Non accendiamo l'abbattitore perché farebbero dei rumori di sottofondo. Noi abbiamo già fatto tutti i passaggi, perché sennò in un'ora non riusciremo mai a creare la nostra torta. Se avete delle domande, vi chiedo di farle tranquillamente. Siamo a vostra completa disposizione, a vostro servizio. Mattia sta montando i due prodotti, come si sente in sottofondo. Dopodiché andremo a fare il melange dei due prodotti. Prepariamo anche il sac à poche per il secondo passaggio. Però prima lo lasci così, non tiro via dalla caraffa, andiamo a fare le due unioni. Allora, mi prendo una bacinella larga per farti vedere le texture della meringa e del semifreddo. Cercherò di inclinarla, non sarà facile nella lavorazione, ma è meglio così, potete, si vede all'interno. Un attimino che mi organizzo per cercare di darvi il servizio migliore. Adesso aspettiamo che si preparino la meringa. Magari la lavorazione sarà un po' scomoda, vi chiedo scusa, però a me quello che mi interessa in questo momento è cercare di farvi mostrare, di farvi capire il ruolo di anima e la struttura che deve avere il primo composto e il ruolo di meringa più, a parte la facilità, perché in questo caso è fondamentale che la meringa non sia troppo montata, ma che arrivi al massimo del suo volume. Provate a immaginare, una meringa ben fatta arriva a 12-13 volte il volume iniziale, e una torta più a volume più è leggera più a volume più ne facciamo, quindi anche più guadagniamo. Quindi da una parte lavoriamo sul numero di torte prodotte, ma dall'altra parte anche sulla parte legata alla texture e al sapore, quindi alla leggerezza e alla quantità. Gianluca, c'è una domanda. Ci sei? Allora, la domanda è: le glasse, quali caratteristiche hanno nella scelta degli ingredienti? Perché sceglierle? Allora, uno, la glassa può essere, in questo caso noi abbiamo delle glasse che sono divise in tre categorie, in tre famiglie. Possiamo dire le glasse di fusto, quelle naturali. Lì il concetto è stato il gusto. Quindi innanzitutto sono buone, belle e hanno un colore naturale. In questo caso può essere abbinata la glassa in maniera associativa o dissociativa. Cosa vuol dire? Che hanno un gusto che è talmente pronunciato, talmente elegante, che può essere abbinata per enfatizzare, ad esempio, una sorta di lamponi, la glassa lamponi,
oppure in maniera dissociativa provate a immaginare, noi stiamo facendo una torta base di cocco, all'interno una composta di limone o di bergamotto o quello che vogliamo, vogliamo renderla, vogliamo dargli dell'acidità, possiamo andare o sulla glassa al mango yuzu, che andrà a dare delle spiccate acidità, oppure se all'interno abbiamo una componente tipo limone, possiamo finirla con la glassa limone. Quindi nel primo caso siamo dissociativi, nel secondo caso è associativa al gusto. La seconda tipologia di glasse sono le glam. Le glam nascono come esigenza, soprattutto, vi racconto un piccolo aneddoto, Francesco mi ammazzerà, però a me piace perché la collaborazione vera è quando c'è uno scambio di visione di progetto, non quando c'è un monologo. Allora, queste glasse qua le abbiamo volute fare per rinforzare il design nel mondo della gelateria e rendere la parte della glassa più preziosa e più bella. Ad esempio, qui è stato voluto, correggetemi se ferro, creare una glassa argento, oro antico e rame, se non mi sbaglio. Ad esempio, lì c'è stato un po' un dibattito. Bronzo. Lì c'è stato un po' di dibattito tra Francesco e me. Però la cosa bella di un'amicizia e di un rapporto di lavoro è lo scambio e avere la visione, che se una persona ha una visione deve portarla avanti. Allora, qui io volevo dei colori più scargianti, più accesi, più solari, e Francesco mi diceva sempre, no, guarda, abbiamo già le glasse naturali che sono dei gialli molto accesi, perché non facciamo qualcosa di un po' più di tendenza? E lì è nata questo oro antico, questo argento antico, che poi oggi vi farò vedere per decorazione, forse, e ha creato un effetto super elegante. Dopodiché abbiamo le Vogue. Le Vogue sono una glassa che ricorda la mora violetta, quindi è di tendenza violetta, una viola pastello e una nera, che è quella che vedremo oggi, che fanno un po' più design, un po' più innovazione. Perché non abbiamo voluto fare una glassa nera? Perché nella nostra idea della glassa al cioccolato, al cacao, nelle glasse tradizionali il cacao ha un colore che è rosso cioccolato, quindi la nostra glassa ha un colore nero rossiccio perché dovrà rispecchiare il colore naturale del prodotto, mentre nella glassa Vogue abbiamo voluto abbattere quelle che sono le idee della del naturale, perché era qualcosa che facesse tendenza. Allora qui è una glassa naturale a base di nero carbone, perché il principio di queste glasse, tranne per le glam, ingredienti naturali, prodotto più naturale possibile, etichetta naturale, ok? Ciò non vuol dire che la glam non ha l'etichetta pulita, ma la glam ha un utilizzo diverso, un'esigenza diversa. Quindi è come per dire succo di limone o la polpa di limone al 10%, sono due tipi di utilizzi in pasticceria di ingredienti completamente diversi. Quindi la glassa naturale, Vogue e Glam, servono sempre per appellire, impermeabilizzare la torta, ma con concetti diversi. Spero di essere stato esauriente nella risposta. Allora, quello che vorrei farvi vedere adesso è questo. La meringa. La meringa è un prodotto che è estremamente leggero, perché deve avere leggerezza, però guardate la struttura come tiene. Vedete, la prendo, tiene la struttura. Ok, la meringa in un semifreddo è la parte aerea, quindi la leggerezza. Se la meringa è poco montata, non riuscirà a mantenere la grassezza, e non vi parlo di una grassezza legata alla molecola del grasso, ma proprio all'idea della struttura del prodotto. Oppure, se è troppo montata la meringa, dovrò girarla talmente tanto che si smonta e il semifreddo rimane pesante e anche al taglio tenderà a scivolarsi. Allora, io cercherò di... quello che voglio fare adesso è lavorare a favore di camera. Vi chiedo scusa, ma è un po' scomodo per me, però preferisco di più che voi mi diate l'importanza delle strutture. Vedete che è aerea, consistente e stabile.
grazie Matte. Questa qui è la base, invece, anima. Allora, come vedete, cosa fa, il primo principio della fisica qual è? Di mettere il composto più pesante nella massa più leggera. Ma il contrario, perché? Perché se io devo mettere la massa leggera nella massa pesante, flocca. Devo girare talmente tanto che si smonta. Mentre se voi vedete che la faccio cadere, non si smonta, non perdo di volume, ma anzi, il volume è sempre maggiore. Il volume è sempre maggiore e stabile, e il fatto che la meringa è stata confezionata in maniera perfetta, man mano che la giro, lei si miscela alla prima base, il colore diventa omogeneo. Voi purtroppo non siete qua con me, ma i profumi si stabilizzano. Allora, quello che vi consiglio è questo. Io vi consiglio, se dovete fare una produzione importante, di metterla qualche minuto in frigorifero, perché di solito i laboratori sono caldi, soprattutto magari nei momenti più caldi dell'anno, tipo giugno, luglio, spero che sarà più caldo possibile, in modo che la quantità di gelato aumenti le vendite al massimo. Ecco perché è importante prendere la base, metterla un attimo in frigorifero, in modo che diamo il tempo alla base anima di far reagire la gelatina atomizzata e soprattutto i due composti di legarsi tra di loro e miscelare quello che è la parte aromatica. Provate a immaginare, a questo punto potrebbe essere anche interessante porre all'interno tipo dei frutti di bosco che abbiamo semicandito per dare una masticazione, ok? Allora, oggettivamente io sono una persona molto fortunata perché ho sempre i miei angeli custodi quando vengo qua in computer, e in questo caso è Super Macchina Number One, e andremo a prendere la nostra base. Abbiamo il semifreddo che abbiamo fatto stamattina, allora come vedete lavoro sempre con una teglia che è congelata per mantenere la temperatura. La composta di prugne è fatta con frutta più, è molto povera e molto ricca di frutta, quindi come vedete è molto morbida, ok? Andiamo a versare un primo strato di semifreddo. Quello che vi consiglio è questo, di utilizzare sempre una bocchetta, in modo che se siete regolari nel dressaggio, ok, la quantità di semifreddo è sempre quella, quindi potrete andare a calcolare in maniera indicativa quelle che sono le basi delle proporzioni. In questo caso io sto utilizzando una bocchetta del 10 e andrò a dressare un primo strato. C'è una domanda intanto, sì, che lavori Gianluca. Ci chiedono se la domenica si vuole fare la classica mignon da mettere in vetrina a 4 gradi, si possono usare le glasse per glassare mignon fatte con base anima? Allora, anima nasce come semifreddo, quindi è prevista che anima abbia una struttura perfetta a meno 10, meno 14 gradi. Bisognerebbe capire meglio qual è il tuo senso, perché oggettivamente io non ho ancora provato a utilizzare base anima per creare delle mousse e dei cremosi. Potrebbe essere magari uno spunto per il futuro, non ci ho mai provato, però oggettivamente con l'esperienza che ho adesso mi consiglio di dirti che anima nasce per la parte negativa, non per la parte positiva. Magari nelle prossime settimane, nei prossimi mesi faremo delle prove, e se magari ci mandi una mail appena siamo in grado di risponderti, potremo risponderti in maniera più consapevole e più professionale. Mentre per quello che riguarda le glasse, ritorno a dire, le glasse di fusto create da Completar, 10-15 grammi di gelatina per chilo, si scalda a 40 gradi, si mette dentro la gelatina reidratata, si stabilizza tutta la notte, il giorno dopo si può glassare e si conserva perfettamente in positivo. Ok? Allora, voilà.
fare un secondo strato di semifreddo. Vedete che è talmente leggero che è spumoso, quindi è talmente leggero che è spumoso, quindi parleremo intorno ai 40 grammi. E il biscotto croccante. Allora, una cosa, le torte che noi andiamo a fare sono delle torte da 4 cm. Come vedrete, l'inserimento equivale a 3,5. Questo è fondamentale perché il gelato, essendo più grasso, perché è una base latte, la polpa di cocco che è grassa, la base Giubileo, gli zuccheri, ha un'aromaticità più importante. Quindi se noi andremo a mettere troppo gelato potrebbe coprire l'interno. Le proporzioni sono importanti. Andiamo a metterlo in abbattimento. Io spero che sia un momento interessante per voi, è un momento in cui noi ci prendiamo particolarmente a continuare con la nostra formazione qua in Ateneum. Compito era già cominciato da un paio di settimane, se non mi sbaglio, perché la seguo anch'io, e ho visto che c'è stata una super formazione tra Mattia e Fabrizio che hanno spiegato un po' meglio quello che era girato da Delivery, non mi sbaglio. Sì, trovate ancora comunque i video sui nostri social, abbiamo parlato di Giubileo, che è la linea di cui parlava Gianluca prima, quindi la linea naturale di Compriton. Trovate anche dei consigli su come ottimizzare la vostra produzione in termini di struttura, quindi avete già una base, avete già un vostro gelato, vi suggeriamo come renderlo migliore per l'asporto, quindi con una serie di prodotti. Trovate comunque i video sia su Instagram che su Facebook. Ok, allora andiamo a prendere adesso il secondo step. Se torniamo sempre sulla nostra teglia congelata, o se magari volete un contenitore di polistirolo in modo che si forma una cappa isolante a contatto con l'acciaio che potrebbe sciogliere il gelato. Andiamo a versare il gelato all'interno dello stampo. Allora, quello che andremo a fare è prima il bordo, andando a coprire circa i 2/3 del lato e 0,5 cm, non di più. Mi dai l'inserimento, per favore? Allora, andiamo a prendere il nostro inserimento, come vedete abbiamo la composta, il semifreddo, il biscotto all'interno, il biscotto sotto, e quando lo andremo ad applicare nella torta, non andiamo a metterlo e basta, ma lo andremo ad appoggiare, e man mano che noi lo spingiamo, andiamo a ruotare. Questo è fondamentale perché ci permette di coprire ogni eventuale buco, mentre se io lo spingo e basta, senza fare una rotazione, ho il problema, chiedo scusa, che potrei avere dei buchi. Vado prima a togliere l'eccedenza, che può essere digestita, dopodiché lo vado a visciare. E va messo in un battitore. Dai 5 minuti. Chiedo scusa, ci sarà per qualche minuto adesso un po' di rumore di sottofondo per l'abbattitore, per riportare in temperatura. E tra qualche minuto vai. Magari mi avvicino un po' di più, sperando che mi sentirete di più. Adesso andremo a parlare un attimo di quello che è il ruolo della glassa. Allora, perché si utilizza la glassa su una torta? In primis il ruolo della glassa è quello di impermeabilizzare. Cosa vuol dire impermeabilizzare? Di creare una pellicola tra il gelato e l'ossigeno esterno. Questa pellicola permette di evitare l'ossidazione.
Seconda cosa, ci permette e deve essere considerato la dolcezza della glassa, perché in una glassa noi abbiamo tre fattori fondamentali, ovvero il liquido. Il liquido può essere acqua, oppure come nelle glasse di fusto, la purea di frutta. Il liquido viene aumentata la viscosità attraverso degli zuccheri. In questo caso sono degli zuccheri naturali, tipo del frodo, glucosio, zucchero di canna, come noi in pasticceria. Gli zuccheri aumentano la viscosità, quindi permette che quando scende la glassa corri via lungo il perimetro della torta, ma soprattutto danno lucentezza. Dopodiché abbiamo l'agente di gelificazione. Quando abbiamo pensato a queste glasse, noi volevamo solamente fare delle glasse che andassero bene anche per il mondo vegano. Quindi sono delle glasse a base di agar-agar, un agar-agar particolare che lavora a basse temperature, non ha bisogno di essere portato a bollore. Queste qua sono delle glasse fredde, quindi sono delle glasse che si usano intorno a 24-26 gradi. Li pensiamo in gelateria o in pasticceria. La glassa viene messa all'interno di una graffa. Quando noi l'apriamo dal contenitore, la glassa è in un involucro, che è un secchio, non vorrei sbagliarmi, però dovrebbe essere intorno a 2,5 kg. Se non è aperta, si conserva in magazzino. Dal momento che è aperta, vi consiglio di conservarla in frigorifero e coprendo contatto con una pellicola. Perché? Perché l'aria, avendo tante creme all'interno del frigorifero, potrebbe esserci dei germi, dei batteri. Si conserva tanto tempo, è sempre meglio coprirla a contatto con la pellicola e col coperchio. Dal frigorifero la portiamo a 24-25 gradi al microonde per qualche secondo, e se per caso la glassa l'abbiamo scaldata tante volte, andiamo a mettere una piccola percentuale di acqua, perché l'acqua ha bisogno di riequilibrare l'umidità in modo che diventi brillante. Se conserviamo una torta gelato, io consiglio di utilizzare l'acqua all'interno dello sciroppo d'uva, dello zucchero d'uva, quindi aggiungiamo dello zucchero di uva. In questo caso noi l'abbiamo aggiunto già, perché l'abbiamo già premiscelata, tant'è vero, come vedete, già liscia. Cosa facciamo adesso? Andiamo a prendere il mixer e andiamo a mixare, facendo attenzione di non mettere delle bolle d'aria all'interno. Ragazzi, questo è il bello della diretta, che è sul mio canale, spero che non si sia fatto troppo male. Ragazzi, purtroppo la pancia è grossa e quello che è. Prendiamo una prima teglia. Allora, per glassare cosa abbiamo bisogno? Una scatola a gomito, un coltellino, un sottopiatto, una teglia con una griglia, possibilmente congelata. Noi abbiamo da glassare solamente una torta, quindi non è necessario, ma se dovessi congelare due torte, quindi l'operazione è più lunga nel tempo, avrei congelato la griglia. Una carta forno pulita per poter recuperare la glassa che avanzo, perché le glasse, una volta glassata la torta, le possiamo recuperare, mixare, rimettere via per la volta successiva. All'interno del nostro battitore abbiamo una teglia con un silpat che poi vi spiegherò perché. Allora, andiamo a aprire la torta. Vedete che ho strappato, uso il bordo del tavolo per fare in modo che tiro via tutto il cerchio di plastica in un solo gesto. Secondo gesto, il coperchio, così sono sicuro di non dimenticarla all'interno, per cortesia. Che purtroppo può capitare, è la normalità quando si lavora. Mi è capitato a me la settimana scorsa, meno male che era la torta per me che mi sono fatto per assaggiare. È stata veramente un'esperienza alquanto interessantissima. Allora, ma c'è una domanda, dice: queste glasse, modificandole, credo, possono essere utilizzate anche per un ripieno morbido con effetto goccia in una monoporzione? Yes, è quello che vi dicevo prima, di allungarle con una piccola percentuale di polpa di frutta.
se noi vogliamo dare tanta polpa di frutta perché vogliamo che la goccia scenda, dopodiché possiamo mettere una piccolissima percentuale di gomma di xantana che aumenta la viscosità e voilà, la goccia è fatta. Cosa facciamo? Creiamo il nostro gel, lo mettiamo in una forma, in un flexipan, lo congeliamo a meno 40, lo mettiamo dentro la mousse, un cremoso, quello che è, e al momento della degustazione, buona golosità a tutti. Chiedono di ridire per favore il nome del contenitore in plastica, dello stand. Voilà, come sapete, sia in Ateneum che io personalmente collaboriamo con Pavone, quindi potete chiederlo senza problemi. Allora, la glassa è super lucida, la viscosità è precisa, andiamo a glassare la nostra torta. Prendiamo la torta, la placca congelata, e la mettiamo un attimo in abbattitore. Mi sciogli il cioccolato latte? Allora, adesso andremo a creare due decori originali e semplici per il mondo della, della pasticceria gelato. Il primo, partiamo da una piccola banda di gianduia, un semplice riga limone da bara, in abbattitore. Dov'è il cerchio? Il congelatore. In congelatore ho messo una teglia con degli stabi, perché immagino che magari il laboratorio è congelato, cioè il laboratorio è caldo, quindi ho bisogno del tempo materiale per lavorare. Allora, l'idea qual è? Con riga limoni vado a rigare il gianduia. Atti, voi mi prepari per favore la bicicletta. Cosa? Cioccolato. No, anche un po' più freddo se vuoi, appena sciolto. Uso un cerchio congelato, la placca congelata, perché? Perché quando appoggio il cioccolato rimane voluminoso. Se per caso il laboratorio è caldo e la placca è a temperatura ambiente, il tempo che io faccio i miei decori, il gianduia tende ad asserirsi e perdo l'effetto del volume. Cosa che è una cosa un po', secondo me, triste, perché l'idea è di dare leggerezza. Visto che la teglia è congelata, non ho bisogno di metterla in frigorifero, va bene? Allora, Mattia sta scegliendo del cioccolato al latte. Perché il gianduia al cioccolato al latte? Perché noi dobbiamo ottenere l'aspetto cromatico. Per fare wow, dobbiamo fare attenzione con ogni singolo dettaglio cromatico della torta, permetta di cogliere l'attenzione del cliente. Quindi l'idea è di lavorare col nero assoluto, le tonalità del marrone, e al momento del taglio avremo il bianco, il colore della prugna intenso, lampone, ciliegia. Ok? Spero che sia interessante. Allora, adesso avremo bisogno di una spatola gomito, un coltellino. Chiedo scusa, sposto intanto un attimo il decoro, che mi creo lo spazio sul tavolo. E Matti, ti chiedo venia, una bicicletta, pantografo. Allora, come vedete, il cioccolato è sciolto intorno ai 30-35 gradi. Si è formato un po' di bollicare, quindi andiamo a battere, in modo che le bolle d'aria vanno in superficie, si rompono, non si vedranno. Pantografo. Una teglia congelata.
E mi metto un attimo, c'è un cerchio in congelatore? Grande. Ma dammi la... Quando... tirami fuori la torta, per favore. Tirami un attimo fuori la torta. Questa mi metto in ordine un attimo, che la mettiamo già sul nostro cartoncino. Allora, il freddo della teglia permette che la gara-gara reagisca. Come vedete, lo zoccolino che si forma di solito quando noi la mettiamo sul cartone che è caldo non si formerà più, perché la torta ha già... la glassa, scusatemi, ha già rigenificato, più che la glassa e la gara-gara. La spatola è normale che si sporca un pochettino, prendiamo una spugnetta, vai, e la andiamo a pulire, non devi evitare che se il cartoncino è chiaro si sporca. Dopodiché, molti professionisti cosa fanno? Tendono a fare questo gesto di appoggiare la torta e toglierla. Il problema è che è un gesto che è innaturale, perché guardate la mia spalla, va contro la pancia. Di solito cosa si fa? In modo che se per caso la torta ha dei difetti non si vedono, si appoggia la torta e da dietro è tolta. Spero che sia interessante questa piccola pillola. Dopo in chiusura ti chiedono se hai dei suggerimenti per la torta della festa della mamma usando le glasse, sì, possibili abbinamenti. In chiusura. Se vanno sul mio Instagram vedranno la torta mamma che facciamo quest'anno, che è a base di cocco, lamponi e mandorle, che è glassata con la glassa al lampone, potenziata del 13%, del 13 grammi di gelatina reidratata più l'acqua, quindi per chilo di glassa. Andiamo a creare il decoro. Mi fa un po', mi sposti qua un attimo vicino alla porta? Sì. Spero che venga bene, perché abbiamo dovuto spegnere l'abbattitore. E infatti aspettiamo un attimo, vediamo. Purtroppo abbiamo dovuto spegnere l'abbattitore, ma continuo con la maletta. E non era abbastanza fredda. Un attimino. Hai fatto una spatolina? C'è una spatolina. Troppo un po' calda, chiedo scusa, ma non abbiamo tenuto acceso l'abbattitore. Per non fare rumore, vediamo se riesco a farlo un po' più piccolo. Hai una teglia in congelatore da tanti giorni? La faccio una. Hai una teglia in congelatore da tanti giorni, visto? Quella con gli stecchi, no? Plastica. Allora. Vuoto, c'è un attimo la torta. Metti la torta un attimo in congelatore, sì. Ragazzi, vi chiedo scusa, dalla la diretta, datemi 5 minuti che congelo una torta e la rifaccio al volo, perché ci tengo a farvelo vedere, è un decoro estremamente semplice. L'unica cosa che farebbe importante. Allora, mettiamo via un attimo. Ci scusiamo se era interrotta la diretta Instagram, questione di connessione, ma è ripartita. Allora, intanto finiamo un attimino il decoro del top. Allora, ritorniamo intanto alla decorazione del top. Qui abbiamo il gianduia cristallizzato. Gli andiamo a dare una tonalità del marrone più importante. Ecco,
Intanto la torta che cominciamo a decorarla. Va bene, un attimo la stendiamo. Ricordiamo, ragazzi, come vedete è una tecnica che io gelateriamo molto, estremamente veloce, riusciamo a creare tutta una serie di geometrie in base alla nostra creatività. Il contrasto, per valorizzare la glassa che è un nero assoluto, stiamo cercando di portarla su dei colori naturali del cioccolato per creare proprio dei contrasti, perché la bellezza è data dalla contrapposizione tra il design ma la realtà, ovvero l'immaginazione e la realtà. Non ci dobbiamo dimenticare che in primis noi creiamo dei prodotti che devono essere food. A questo punto vorrei parlarvi dell'importanza del packaging. Ti chiedono un consiglio, Gianluca. Sì. Dicono, volendo scriverci qualcosa sulla parte superiore del semifreddo, cosa mi consiglia il maestro? Di farlo non appena glassata o una volta uscita dall'abbattitore? No, io quello che consiglio è, un attimo che abbiamo anche le pelle, quello che consiglio è abbattere sempre la torta per fare in modo che la gara funzioni o quindi gelifichi. Una volta che è uscita dall'abbattitore, possiamo fare del cioccolato diluito con un pochettino di olio di semi, in modo che lo rendiamo fluido, non abbiamo più bisogno di temperarlo, e possiamo scriverci sopra. Domanda, tempi medi di scongelamento perché il prodotto sia pronto per essere mangiato? Allora, innanzitutto questo dipende dalla quantità di zuccheri che noi utilizziamo all'interno delle nostre ricette. Io però vorrei fare parlare Mattia di quello che è il progetto Giubileo, perché il progetto Giubileo nasce con l'incontro tra la tecnologia e la tecnologia del prodotto. Come vi ho detto prima, all'interno del Giubileo esistono una serie di fibre che attraverso la micronizzazione del progetto, che Matteo vi spiegherà che cos'è il micronizzatore, permette che anche a meno 16, meno 18 il prodotto sia perfetto al tavolo. Ecco qua la nostra torta finita, questo è il packaging che noi offriamo al nostro cliente, ovvero Fusto Milano, una pasticceria artigiana contemporanea. Mattia, a te la risposta. Veramente, vuole abbassare il livello della presentazione. Comunque Giubileo è scelto volutamente perché ha delle caratteristiche specifiche nel meno 18, quindi vuol dire che un gelato fatto con Giubileo è tagliabile direttamente a meno 18 e consumabile nel giro di 3-4 minuti. Questa è la caratteristica peculiare del Giubileo, una delle tante, oltre all'etichetta pulita. Quindi in questo caso la scelta è volutamente stata fatta su Giubileo, perché è un prodotto che è già pronto, quindi con il gelato della vetrina
quindi esattamente lo stesso gelato che fate per la vetrina, fate anche le torte, stecchi, monoporzioni, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso non ci sono problematiche o lavori aggiunti da modificare la ricetta. La stessa ricetta che fate è identica. Chiaramente la particolarità non è solo la tagliabilità a meno 18, ma è anche la scioglibilità del gelato. Quindi il gelato si scioglie in modo più uniforme, in modo più lento, pur non avendo dentro additivi, diciamo, che trattengono l'acqua della struttura del gelato. Quindi senza nessuna modifica avete un gelato perfettamente idoneo per l'asport, quindi per il delivery e consumo a casa. Okay. Quindi la ricetta che abbiamo usato adesso è esattamente una ricetta di un gelato normale. Se volete vi dico due valori, tanto per darvi un'idea: come zuccheri siamo intorno al 18%, 18,5%, quindi classici, grassi siamo intorno all'8%, e quindi è un gelato classicissimo. Per ulteriori domande, anche sull'argomento giubileo, c'è la mail, che è desk@compedal.com, o trovate anche per giubileo un video dedicato che dura circa un'oretta con tutte le specifiche di giubileo, dove parliamo anche della micronizzazione, dell'etichetta, marketing legato al prodotto e tutte le caratteristiche del prodotto per l'asporto. Quindi ci sono due video specifici, andateli a vedere. Per ogni altra domanda vi ripeto, desk@compedal.com. Prossimo mercoledì avremo ancora una diretta, quindi riceverete gli aggiornamenti sempre sui social e tramite email a chi è iscritto alla newsletter di Compital, dove tratteremo, adesso dobbiamo ancora ben decidere cosa fare, comunque sono tutti argomenti inerenti al progetto e al desk, quindi delivery e l'asporto per la gelateria. Vi ringrazio, vi ringraziamo, grazie Gianluca. Grazie a voi. Ci vediamo mercoledì prossimo. A presto. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Chissà, porta a casa questo. Ti piace?